ci ha appena introdotto, so che anche per questo ha realizzato un video proprio per far capire, perché questi sono dei termini nuovi, sono degli elementi nuovi e vorremmo che tutti quanti siano informati. Quindi vediamoci questo video sulle statine. Sotto il nome ormai divenuto conosciuto delle statine ci sono diversi principi attivi come simvastatina, rosuvastina, pitavastatina, lovastatina, luvastatina e cerivastina. Queste molecole sono in grado di agire sull'enzima idrossimetilglutaril-CoA-reduttasi presente nel fegato, che converte la molecola del 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA in acido mevalonico, un precursore del colesterolo. Quindi, riducendo la produzione di acido mevalonico, viene ridotta anche la produzione di coenzima Q10, riduzione stimata del 40%. Non a caso gli effetti collaterali riportati nel bugiardino di questi medicinali fanno riferimento a disturbi muscolari, crampi, mialgia e ad aumento della creatinina dal 20 al 40%. Allora, Pensiloni, il video ci ha parlato delle cosiddette statine, che sono praticamente uno dei farmaci più venduti in Italia e nel mondo per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Beh, noi ricordiamo sempre che se noi vogliamo ridurre il colesterolo nel sangue sarebbe sufficiente togliere quegli alimenti alla base della dieta mediterranea, quindi pane, pasta, pizza, patate, riso e legumi, e questo porterebbe a una riduzione del colesterolo per il semplice fatto che quando noi mangiamo questi cibi noi attiviamo l'ormone che si chiama insulina, che agisce su un enzima, l'HMG, che è lo stesso che viene inibito dalle statine. In realtà l'italiano preferisce continuare a mangiare questi cibi e poi magari farsi somministrare dal medico le statine. Non ci accorgiamo invece che questi farmaci ci stanno uccidendo giorno dopo giorno. Ecco, signor Pensiloni, io so che lei ha una certa avversione verso le case farmaceutiche, però affermare che questi medicinali ci uccidono mi sembra un'affermazione veramente molto forte, forse troppo. Guarda, io le dico che non sono contrario alle società farmaceutiche perché producono anche dei farmaci salvavita che sono inevitabili in quelle persone che purtroppo oramai sono, diciamo, hanno malattie degenerative non recuperabili, però devo dirle che le statine sono praticamente inutili, inoltre creano un sacco di danni al nostro corpo, tanto più che ha sentito nel video, riducono per beh il 40% la produzione di coenzima Q10 da parte del nostro fegato. E che cosa può accadere alle persone che assumono questi farmaci? Beh, accade purtroppo direttamente la disfunzione mitocondriale, quindi questo porta a una produzione eccessiva di radicali liberi. Sappiamo perfettamente, lo abbiamo detto in diversi video, il rapporto molto stretto che c'è tra i radicali liberi e l'invecchiamento. Sappiamo che noi moriamo prima se abbiamo un'eccessiva produzione di radicali liberi. E poi, tornando al discorso della sarcopenia, sappiamo perfettamente che l'eccessiva produzione di questi radicali liberi sono in grado di danneggiare la fibrocellula muscolare, inducendo quindi un'incapacità diciamo della nostra cellula, sia anche della contrazione della fibrocellula muscolare, perché noi riduciamo anche l'energia della stessa fibrocellula, quindi induciamo anche l'astenia del nostro anziano. Senta, ma oltre a rendere i nostri muscoli più deboli, la non attività causerà anche una catabolizzazione maggiore? Beh sì, questo è un rapporto stretto, quindi se noi abbiamo una disfunzione mitocondriale questo porta all'astenia dell'anziano, come le dicevo, e automaticamente questo cagiona una catabolizzazione maggiore dei nostri fibrocellule muscolari e anche quindi dei motoneuroni, e porterà quindi a una riduzione sostanziale dell'aspettativa di vita. Senta, però non le sembrano un po' troppi i danni che causano soltanto però poi per curare il colesterolo, il livello di colesterolo e le malattie cardiocircolatorie? Beh, in realtà devo dirle che non curano neanche quello, poi insomma potremmo fare una trasmissione per spiegare che l'eccesso di cortisolo, di colesterolo non è poi un problema così grande, ma in realtà queste statine inducono anche delle patologie cardiache come l'insufficienza cardiaca, per il semplice fatto che questa disfunzione mitocondriale porta a un danneggiamento delle fibrocellule del cuore, che seppur non ne riscontriamo una riduzione dei motoneuroni, però questo danneggiamento induce a un'incapacità delle fibrocellule di contrarsi e quindi abbiamo un'insufficienza cardiaca. Io so che lei ha anche portato un'immagine proprio per confermare questa problematica delle statine che sono sotto accusa, infatti la vediamo in questo momento sul video wall. Sì, questo studio che ho trovato dimostra appunto un rapporto diretto da questa alterazione appunto della contrazione del cuore dovuta
proprio ai danni cagionati dall'alterazione mitocondriale che porta a una minor capacità produttiva energetica della fibrocellula che quindi non può contrarsi in maniera corretta. Ma allora ne vale la pena prendere questi farmaci? Beh, io direi assolutamente di no, anche perché questi farmaci sono anche, dagli ultimi studi che insomma, ho riscontrato, sono addirittura capaci di indurre un maggior rischio della comparsa di diabete nei nostri anziani. Anche il diabete, quindi quali sono i meccanismi che inducono anche il diabete, i meccanismi di questi farmaci che inducono persino il diabete? Beh, consideri che la produzione di colesterolo da parte dell'insulina è una via di uscita con la quale l'insulina riesce a eliminare lo zucchero dal nostro circuito sanguigno. Significa che se noi la inibiamo in realtà costringiamo il nostro corpo a produrre più insulina perché deve spingere con più velocità le cellule, le fibrocellule dei nostri muscoli e le adipocite ad assimilare lo zucchero e questo nel tempo porta a un'alterazione metabolica dell'insulina.